Buongiorno e bentornati con il TG Campus. Nuova puntata e nuovi avvenimenti. E allora partiamo subito con il primo servizio. Come sapete, un mese fa è cominciata la scuola con un sacco di bellissime iniziative per l'accoglienza. Anche all'infanzia le maestre sono messe all'opera e vediamo come. Il mese di settembre ci ha visti coinvolti nel progetto accoglienza. Accogliere alla scuola dell'infanzia non significa solo invitare ad entrare, ma mettere il più possibile a proprio agio tutti, i bambini, le loro famiglie, creando nell'ambiente scolastico un'atmosfera piacevole. È necessario, per noi insegnanti, mettersi in un atteggiamento di ascolto per valorizzare ogni bambino e sintonizzarsi con le sue aspettative. Molto importante nella vita di ognuno di noi è la regolarità delle sequenze del quotidiano, che rappresentano un modo per darci sicurezza, facilitandoci nei nostri compiti, nel nostro lavoro e nelle relazioni con gli altri. Anche per il bambino, la conoscenza, sperimentata nella quotidianità, sostiene lo sviluppo di capacità che lo rendono competente, inserendolo positivamente nel mondo in cui vive e che lo accoglie. Le routine sono infatti momenti importanti, se non fondamentali, perché il singolo bambino possa aprirsi verso gli altri e perché il gruppo possa curare l'identità di una storia in comune, riconoscibile attraverso abitudini e riti familiari. Queste condizioni sono necessarie e preliminari per promuovere gradualmente un approccio sereno e condiviso al modello educativo e didattico della nostra scuola. Le esperienze educative di questo percorso si propongono di creare un ambiente sereno e accogliente che rassicuri affettivamente i bambini, soprattutto quelli al loro primo approccio con la scuola dell'infanzia, trasmettendo loro il piacere di vivere esperienze positive con compagni e adulti. Un altro importante obiettivo è quello di favorire il ritrovarsi dei bambini che hanno già frequentato gli anni precedenti, rafforzando il senso di appartenenza e continuità all'interno del loro gruppo. Per loro vengono predisposti percorsi di apprendimento attuati in sezione, con la proposta di attività e momenti di gioco in cui i bambini si ritrovano e sperimentano nuovamente il piacere dello stare insieme. A, E, I, O, U, Y, tan, tan, A. Ma che cosa stai facendo? Il trenino di Capodanno? Ma veramente, Maria... Ma è mai possibile? Ma Maria, guarda che io stavo... Una si prepara, studia, arriva con delle idee e poi ha a che fare con questi trogloditi? Ma beh, io stavo veramente introducendo il prossimo servizio. Cosa? Quello sui bambini di prima, le vocali A, E, I, O, U. Ma vabbè, comunque la Y non è una vocale. Importanti A, E, I, O, U.
mentre stavamo facendo i numeri, la nostra maestra Cappi ci ha fatto fare una filastrocca e lei, per semplificare, ce l'ha messa a mo' di canzone. E adesso che le prime stanno facendo i numeri, siamo andati a cantargliela. E un nostro compagno ha inventato un balletto e ha fatto il coreografo. Secondo me i bambini si sono molto divertiti, perché rispetto alla filastrocca la canzone spiega meglio. E voi vi siete divertiti? Moltissimo, ci siamo divertiti come quando eravamo in prima. Volete fare di nuovo questa esperienza? Ovviamente sì. Buongiorno bambini. Oggi, visto che noi sappiamo che voi sapete la filastrocca dei numeri, noi abbiamo deciso di cantarvela. Pronti? 3, 2, 1, via! Un ordino, ballerino, due in due nella stalla, tre il freno che fa giù, giù, quattro il gatto, matto, matto, cinque la cicogna che ogni bimbo sogna, sei la sedia che ogni bimbo siede, sette il secchio, vecchio, vecchio, otto gli occhiali, belli originali, nove la noce, lo dico a me! Rieccoci in studio! Mattia, vedo che ti sei ripreso. La canzone mi ha messo di buon umore. Ma con questo servizio siamo alla conclusione. Puntatona ricca di news e con tanta novità. Riparte creativamente. Tornano i burattini. E ci prepariamo per un super ottobre. Questo ed altro sempre sui nostri canali. Mettete un like e continuate a seguirci. Alla prossima. Ciao. Ciao.